forma però da un punto di vista etico e bioetico. Quindi affrontiamo innanzitutto due questioni. La sottolineatura della libertà di coscienza e la negazione della tradizione che fa riferimento alla legge morale e fa riferimento alla natura intesa come normativa. La bioetica, lo sappiamo tutti, è nata proprio di fronte allo sviluppo della tecnoscienza. Quello che prima era sentito come terreno dell'inevitabile, ora è terreno delle scelte. Quindi ci dobbiamo porre il problema: qual è il limite della scelta? Quale libertà? Da un punto di vista cattolico, la libertà può essere sempre la libertà di scelta di percorsi terapeutici. Da un punto di vista cattolico, la medicina quindi è una medicina che cura e guarisce quando può. Poi, se facciamo riferimento, innanzitutto al principio di autonomia, noi chiediamo alla medicina altri compiti. Ad esempio anche quello di potenziarci, l'enhancement, o anche quello di aiutarci a morire, la cosiddetta buona morte, intesa però come buona perché scelta, perché procurata. Da un punto di vista cattolico, ogni vita è sempre fonte e portatrice di significati, anche quando non ne sia più lei stessa percettrice. Allora, che cosa cercheremo di fare? Cercheremo di ragionare con sincerità e in amicizia su questo terreno delicato, ma anche credo prezioso dal punto di vista della ricerca, questo terreno che ci fa dire: non ti condivido, ma ti comprendo. Perché ci siamo detti ieri, abbiamo ripetuto diverse volte, che la verità scaturisce sempre dall'incontro e la fede non irrigidisce, ma apre. Quindi cercheremo di vedere se il terreno della sofferenza, che certamente ci avvicina da un punto di vista emotivo e affettivo, può aiutarci anche a trovare possibili sintesi comuni in una società che è inevitabilmente pluralistica, pluralista, e il pluralismo comunque è un valore. Quindi con questa premessa do la parola a Paolo Benanti, che insegna bioetica e etica delle tecnologie, ho sentito poco fa, all'Università Gregoriana. Il suo intervento è Questioni di bioetica, i cattolici e il caso serio dell'enhancement, quindi il rapporto con la nostra natura, se normativa è o non è. A lei la parola. Grazie del gentile invito. Proverò in questo intervento a partire da un dato di realtà, cioè quello che sta accadendo nello sviluppo e nell'esercizio della medicina, per poi arrivare a delineare alcune linee etiche e bioetiche che emergono da questa realtà e chiedersi quale o come si può gestire questa dimensione e, anticipando una conclusione, in che misura un dialogo aperto e sincero si mostra come unica dimensione possibile per coesistere in questo complesso realtà. Quindi libertà di coscienza, natura e dialogo declinate all'interno di una questione di attualità tra etica e bioetica. Diciamo che il sottotitolo potrebbe essere L'umano di fronte ai propri limiti. Proverò a scandirlo in tre tappe. La prima,
l'idea di un limite dell'umano che diventa problematico, in seconda istanza il presentarsi tecnologico di una possibilità che travarica i confini della medicina, nel senso che trasforma la medicina da un qualcosa di riparativo in un qualcosa di capace di modificare l'esistenza stessa umana, e infine una breve descrizione di quali sono i paradigmi etici teologici di gestione, quale è una prospettiva che provo a delineare in questa sede. Ma partiamo dai limiti dell'umano. All'interno della, diciamo così, della storia della cultura e della cultura contemporanea vi è la possibilità di delineare un momento in cui si registra un nuovo modo di approcciare al limite dell'umano, e si registra in una maniera che possiamo dire negativa, cioè l'umano come limite non è più una questione di identità, ma diventa una questione di problematicità da superare. Quando parlo di questione di identità parlo di quella comprensione del limite che, se vogliamo, possiamo comprendere in una maniera geometrica. Il limite dello spazio dei punti equidistanti dal cerchio, dal centro, si chiama circonferenza ed è l'identità di quella figura. Il limite corrisponde anche all'identità. Bene, a partire circa dagli anni Ottanta, questa questione del limite diventa invece una limitazione dell'essere umano che deve in qualche misura essere affrontata e possibilmente anche modificata. Quella che vedete alle mie spalle è la copertina del primo numero del Time del 1981, che eleggeva l'uomo dell'anno precedente. Per la prima volta nel 1981 il Time non elegge un uomo dell'anno, ma elegge la macchina dell'anno. Il sottotitolo era The Computer Movins, l'arrivo dell'avvento del computer, e come vedete dalla copertina alle mie spalle c'è un uomo bianco, privo dei tratti caratteristici, ingrigito, un po' inchinato, davanti a questa macchina silenziosa ed efficiente, come descrive l'editoriale, che educherà i nostri figli. Nel 1981 la cultura sembra percepire una macchina che travarica l'uomo, un'umanità che perde di fronte a questi suoi artefatti, che sono artefatti tecnologici. A fianco a questo dobbiamo mettere un ulteriore cambio culturale, che è un cambio che avviene quando all'interno del concetto di salute si passa da un paradigma che vede quella salute descritta, se vogliamo, un po' come la World Health Organization aveva fatto immediatamente dopo la guerra mondiale, quindi come quel pieno stato di benessere, eccetera, eccetera, ha un nuovo modello che è un modello, se vogliamo, introdotto anche da quelle che sono le scienze psicologiche e psichiatriche. Per la psichiatria la salute non è più una questione di pienezza, ma specie rispetto a un modello diagnostico statistico, quale quello che va, diciamo, come driver principale in ambito anglosassone, la salute psichiatrica diventa una linea mediana tra comportamenti che travaricano questo stato di normalità. Per cui, se prendiamo un driver qualsiasi della personalità, quale potrebbe essere ad esempio il driver paranoide, quell'istinto che ci fa essere un po' sospettosi della realtà, se non sospetto mai di nulla sono un ingenuo, se sospetto di tutto sono un paranoico. E è chiaro che una salute che dà pienezza e benessere diventa normalità, inizia a star stretta. Tutti vogliamo essere un po' più che normali. Di fronte a questo, insieme a questo, il terzo elemento è la nascita o la comparsa di un movimento di pensiero abbastanza eterogeneo, sto ipersemplificando in questo momento, che si chiama il postumano, dove questo prefisso post indica tanto un superamento dell'umano quanto il superamento dell'idea di una natura umana che sia in qualche misura definibile come univoca, a favore di un'idea di malleabilità e di continua riplasmabilità dell'essere umano all'interno del tempo. Questo si trasforma anche in una serie di movimenti politici molto influenti, ma non abbiamo adesso il modo di entrarci dentro, però è evidente che queste tre dinamiche, queste tre coordinate, ci mettono di fronte a un'idea di umano e un'idea di limite umano, inteso come identità, inteso come caratteristiche, che vengono sottoposte a particolare discussione. Il secondo elemento è l'idea di una capacità tecnologica di intervenire sull'umano che muta profondamente le capacità di intervento. Appare l'idea dell'enhancement. L'enhancement è quell'intervento tecnologico che muta
le capacità del comprendere, del sentire dell'essere umano. Il sistema nervoso centrale, il cervello che vedete proiettato alle mie spalle, è il primo luogo di questi interventi di enhancement. Agendo sull'interazione neuronale e modificando lo scambio sinaptico tra assoni e dendriti, riusciamo a pensare di modificare quello che è il nostro modo di capire, di percepire e di pensare. Iniziano ad essere possibili degli interventi chimici. Degli interventi chimici che, per esempio, hanno degli effetti su quello che è il circuito della memoria. Possiamo, mentre vi parlo, è per esempio in fase di approvazione un farmaco, che è il MEM1213, pensare di stabilizzare i ricordi nella memoria della persona in una maniera che possiamo definire immutabile. Cioè la memoria è qualcosa non più soggetta a dimenticanza. Una grande discussione su questo c'è stata per esempio nell'undicesima conferenza di neurofarmacologia a New Orleans, in cui una serie di industrie farmaceutiche dicevano: noi possiamo fare questo farmaco perché questo farmaco per esempio avrà un grande impatto su quello che è il mondo dell'istruzione. Voi pensate, un giovane che frequenta una delle grandi università americane, dove la retta annuale è 50-60 mila dollari l'anno, che prende questo farmaco, studia tutta la notte e quelle cose che studia non le scorderà più. È evidente che questa cosa è molto interessante, ad esempio anche per alcune patologie, come potrebbero essere patologie che hanno a che fare con la memoria o con lo scordarsi della memoria. Però ha anche dei problemi. Voi pensate a una studentessa che prende questo farmaco, il MEM1213, e durante la vita del campus subisce una violenza. Noi condanniamo quella studentessa a rivivere ogni giorno, ogni istante della sua esistenza, con la stessa freschezza e con la stessa immediatezza, quella violenza. Allora, dimenticare è un qualcosa che appartiene a una natura umana venuta fuori male, o è qualcosa di necessario per condurre un'esistenza così come la conosciamo? Allora capite che la tecnica fa sorgere delle domande sulla natura, fa sorgere delle domande su ciò che si può o non si può fare. Analogamente possediamo la capacità di rimuovere dei ricordi selettivi grazie a dei farmaci più o meno legati a degli oppiacei e una psicoterapia leggera. Noi possiamo rimuovere dei ricordi selettivi, così come li possiamo creare. Siamo in grado di creare nei moscerini dei ricordi selettivi, per esempio sull'aceto, modificando leggermente la struttura neuronale, anche se loro non hanno mai avuto questa esperienza. Un altro sistema cognitivo che siamo in grado di controllare è il sistema del ciclo veglia-sonno. Da sempre conosciamo l'utilizzo di sostanze psicoattive da questo punto di vista, penso che ciascuno di noi stamattina abbia preso un caffè. E questo ci stimola, gli stimolanti ci aiutano ad essere concentrati, però se eccediamo, questi lunghi periodi di attività poi sono seguiti da un momento fisico che si chiama crash, in cui dobbiamo recuperare. Ecco, grazie ad alcune sostanze ora siamo in grado di avere un ciclo di massima attenzione di 72 ore, senza che poi il nostro corpo subisca un crash. Allora, queste sono cose che attirano tantissimo, per esempio, tutto il personale militare. Pensate cosa vuol dire fare operazioni sotto copertura in territorio nemico per 72 ore al massimo della concentrazione. Significa aumentare le chance di sopravvivenza. Sono cose molto attraenti per tutti i cosiddetti long shift term workers, cioè coloro che hanno turni di lavoro molto lunghi, camionisti, piloti, eccetera, eccetera. Questa cosa è così forte che non è che stiamo aspettando semplicemente l'ingresso sul mercato di nuove sostanze. Conosciamo già un uso autonomo di sostanze destinate ad alcune patologie in una modalità off-label, cioè fuori dalle prescrizioni dell'etichetta. Per esempio il Provigil, che è un farmaco per la narcolessia, mediamente viene utilizzato dai camionisti per avere 11-12 ore di guida senza crolli di attenzione. Allora, il mercato, gli interessi della sicurezza nazionale e una certa attesa di prestazioni dicono che un intervento di questo tipo sul nostro sistema nervoso centrale è desiderabile. Anche l'apparato emotivo è al centro di questa, diciamo, manipolazione, se vogliamo, farmacologica. Si inizia a parlare anche di una neurofarmacologia cosmetica.
In un tempo, in una società che chiede da noi il massimo, beh, tempi per la melanconia, tempi per la tristezza, non sono più permessi, non è più, come dire, un qualcosa di adeguato alla vita in questa società. E allora conosciamo tutta una serie di mooding delle muore che servono o sono prescritti a seconda del desiderio del soggetto e del paziente. La frontiera ovviamente non è semplicemente una frontiera chimica, vi è anche la possibilità di un intervento in hardware. Quello che vedete alle mie spalle è un chip dell'Intel realizzato su una base di seta che deposto sul cervello, la seta viene organicamente assorbita e si impianta. Qualora pensaste che queste sono cose fantascientifiche, quello che vedete alle mie spalle è un calabrone vivo, un beetle in realtà più che un calabrone, diciamo che è uno scarafaggio, uno scarabeo meglio, lui è vivo, vive la sua vita e poi si telecomanda e gli si fanno fare i voletti che uno vuole. Ve lo faccio vedere dal vivo in questo video. Quando uno manda il segnale, lo scarabeo viola, quando si interrompe il segnale lui continua la sua vita. È stato realizzato nel laboratorio sopra il mio mentre studiavamo negli Stati Uniti. Il finanziamento ufficialmente veniva perché se uno dà degli impulsi di disturbo, quello aggiusta il suo volo, quindi io potrei imparare a fare dei piloti automatici migliori. In realtà era finanziato, sapete, la social engineering dei noi italiani, offri due caffè, prepari il pranzo a uno, poi ti dice come stanno le cose. In realtà era finanziato dall'NSA perché la possibilità di avere delle microspie naturali non riconoscibili dal nemico era una cosa che sembrava molto attraente. L'idea di fondo è quella di poter realizzare un essere umano continuamente connesso in cui dei layer, degli strati informativi si sovrappongano all'esperienza normale. Allora, l'idea di una natura umana che diventa permeabile e attraversabile da questa tecnologia che da esterna a noi, da un qualcosa che si intrappone tra noi e la realtà, invade il nostro corpo, usando un termine che si sta diffondendo abbastanza nella lettura anglosassone, scaffolding, ci impacchetta e trasforma la natura stessa dell'esperienza umana. Come valutare eticamente tutto questo? Beh, diciamo che esistono due modalità. Analizzando quella che è la letteratura o quella che è la discussione etica, possiamo dire che esiste una prima modalità che è connessa al government di questi processi. Cioè cerchiamo dei modelli perché un'autorità possa gestire come queste cose vanno avanti. E le argomentazioni etiche seguono tre paradigmi, a cui ho dato questi nomi soprattutto perché sono problematiche che vivono in un contesto anglosassone, capite che lì lo sviluppo tecnico e tecnologico è più avanzato, quindi alcune problematiche sono più presenti. La prima è la fear for uncertain, cioè ci accorgiamo che l'intervento tecnologico sull'uomo non è certo, può avere degli effetti che sono non desiderati. E allora la paura dell'incerto è quel paradigma etico che dice attenzione a quello che fai, un principio di precauzione, se volete, esteso, perché una volta che l'hai fatto non si torna indietro. A fianco a questo in realtà c'è anche un'altra incertezza di cui bisogna aver paura, è l'incertezza del domani. In un contesto di grande competizione, in un contesto di un'evoluzione incerta, in un contesto di delicatezza di sopravvivenza dell'esistenza umana, anche la paura di un domani che non è certo come l'oggi ci deve spingere a migliorare noi stessi. Questo paradigma vede confrontarsi diverse posizioni, chi spinge, chi frena, ma è evidente che ha due caratteristiche. La prima caratteristica è che si capisce la persona come un individuo. Quindi si può fare quello che a me fa bene, non si può fare quello che a me non fa bene. La seconda caratteristica è che il motore non è la ricerca del bene, ma la paura di quello che succede. E se da un lato ha il grande pregio di ricordarci che il nostro presunto controllo tecnico sulla realtà è solo presunto, dall'altro il motore dell'etica non è certo la paura di quello che può succedere, ma dovrebbe essere la ricerca del bene. Vi è poi tutta una seconda questione che possiamo racchiudere all'interno di un dibattito tra equality e pursuit of happiness, che sono due driver fondamentali della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Il primo è l'equality, l'idea che siamo tutti uguali, siamo tutti cittadini,
Ecco, se voi guardate, dice Fukuyama, un politologo importante nella scena nordamericana, quelle che sono state le battaglie del sangue versate tra 800 e 900, ecco, queste sono state versate per dire che gli uomini sono tutti uguali. Ora, questi interventi di miglioramento sull'uomo rischiano di far saltare quella che sembra essere una delle più grandi conquiste del nostro contesto sociale. Per diritto avremo qualcuno che è meglio di qualcun altro. Di contro, una società ha senso e un governo ha senso, come sentiamo dire in una serie di dibattiti su una serie di temi bioetici, se mi garantisce di poter ricercare quella che è la mia felicità. E allora, se la mia felicità è poter modificare me stesso, nell'emotivo, nel cognitivo, nella mia natura, in questa direzione, perché me lo dovete impedire? E questo conflitto tra uguaglianza e ricerca della felicità caratterizza tutta una seconda serie di discussioni. Infine vi è una terza linea di pseudo-argomentazioni etiche che possiamo definire le policy. Ora tutti questi discorsi sulla natura, dell'affondamento dei problemi, sono discorsi filosofici, non ci troveranno mai d'accordo. Facciamo così, diamoci una regola. La regola è questa e la seguiamo. Come il tabacco, sotto 16 anni non si consuma, gli alcolici sotto 18 non si consumano. Allora, per tutta questa serie di cose, diamoci una serie di regole, di regolamentazioni generali e seguiamo queste, al di là del dibattito sul fondamento. Ora, tutti questi paradigmi poi vengono arricchiti da una serie di questioni collaterali. Per esempio, si sta, soprattutto all'interno delle policy, si sta diffondendo due questioni. La prima è l'eterogenesi dei fini, se volete. Per cui si dice, beh, lasciamo liberi di sviluppare, per esempio, queste sostanze per la memoria, che sono il primo farmaco che verrà introdotto sul mercato non per chi sta male, ma per chi è sano e vuole migliorare se stesso. È evidente che questa ricerca di mercato porterà allo sviluppo di farmaci che io potrò utilizzare per malattie, tipo l'Alzheimer, per cui nessuno sta sviluppando farmaci perché non redditizi. Allora, l'idea che avrò risultati benefici anche per chi non se li può permettere, dovrebbe permettermi di fare questa cosa. La seconda, e forse più interessante, è l'idea di applicare la teoria dei giochi allo sviluppo etico-tecnologico. La teoria dei giochi è quel sistema matematico per impostare le scelte sviluppatosi alla luce della guerra fredda, per impostare un sistema di difesa d'arma che non consentisse a nessuno dei due ipotetici giocatori, le grandi nazioni Russia e America, di iniziare la partita perché avrebbe avuto sicuramente perso, avrebbe perso tutto. La teoria dei giochi divide in due grandi giochi. I giochi a somma zero, cioè quelle attività in cui all'inizio e alla fine io ho la stessa quantità di risorse. Se noi facciamo una gara, corriamo in quattro, uno vince, tre perdono. Se io miglioro me stesso, questo non è lecito perché condanno altri tre a perdere. Questo è un gioco a somma zero. E quindi il miglioramento è come il doping, non si può. Eppur tuttavia esistono tutta una serie di attività umane che non sono a somma zero. Noi siamo in tre su questo tavolino. Se ciascuno di noi ha delle idee, uno ne ha tre, uno ne ha uno e uno ha nessuno, tutti ci alziamo con quattro idee. Quindi la somma non è zero. In questo caso tutte le attività non a somma zero, pensate alla ricerca per la cura di qualche malattia, dovrebbero lasciar libero il miglioramento perché ne guadagniamo tutti. Questo che è una matematizzazione della morale, esiste un testo molto interessante che si chiama Calcoli morali, di fatto ci porta a chiederci questo, ma il valore e il bene è una questione di quantità o di qualità? Perché senz'altro una bomba atomica uccide meglio e di più di una pistola. La chiameremmo migliore? La chiameremmo più bene? Allora la questione etica è su un altro fronte. Ma se queste sono le prospettive del government, si apre in realtà un'altra prospettiva, che è la prospettiva della governance, cioè la prospettiva di una ricerca comune e condivisa in spazi all'interno della società civile che provi a mettere insieme come dialogo le diverse comprensioni, le diverse prospettive sulla vita per indirizzare questo sviluppo tecnologico verso quello che potremmo chiamare un progresso. Questa prospettiva non solo è molto consonante con quelli che sono il sentito, se vogliamo, cattolico, così come è espresso dalla dottrina sociale della Chiesa, ma è anche un qualcosa che viene incontro alle reali difficoltà di gestione di questi processi
perché travalicano qualsiasi capacità di government delle istituzioni che attualmente esistono. E allora, alla fine di questa veloce carrellata, il caso serio dell'enhancement ci mette di fronte a un contesto culturale inedito, a delle capacità tecnologiche che invadono già il mercato e la società, e a una necessità di indirizzare verso quello che percepiamo come bene, che non può essere raggiunto, compreso o ottenuto da un singolo gruppo. La situazione ci mette di fronte al fatto che dobbiamo cercare la verità morale attraverso un cammino che sia un cammino di condivisione. La prospettiva della governance e della governance delle neurotecnologie applicate all'uomo è quella prospettiva in bioetica che ci dice come spazi, piazze, istituzionali o meno, dove poter cercare insieme quella che è la migliore gestione, siano la necessità per vivere la complessità dell'oggi. Tutto questo, vi dicevo, non solo è particolarmente consonante con quella che è il nostro patrimonio, che è il patrimonio della dottrina sociale della Chiesa, ma è particolarmente consonante con lo stato politico attuale. Tant'è vero che l'amministrazione Obama ha accolto il paradigma della governance e di un ente per la gestione delle neurotecnologie all'interno dello Stato degli Stati Uniti d'America, e si parla di governance delle neurotecnologie in un ambito della difesa nazionale e del mercato. Mi fermo qui dicendo che non è una questione a priori, ma è una questione di gestione del nostro oggi che richiede questo cambio di prospettiva. Grazie. Grazie professor Benanti, ottimo. Ci ha spiegato come i limiti ora siano percepiti come delle limitazioni e quindi cerchiamo di allargare il nostro orizzonte della felicità e quanto sia però problematico gestire e governare queste nuove possibilità. Magari poi possiamo ritornare sulla questione, no? Di come dobbiamo cercare il bene con la condivisione, nel senso che le linee che lei ha tratteggiato, diciamo, sono linee prudenziali, no? I rischi di tutto questo sull'uomo, i rischi a livello di giustizia, di equità. Però, come lei alla fine ha sottolineato, niente di tutto questo è a priori. Ecco. La domanda che mi viene da porle, non ci sarebbe bisogno di una sorta di imperativo categorico, invece solo ipotetico? Sì. Allora, il problema è la multistabilità tecnologica. Cioè l'idea che l'artefatto tecnologico che abbiamo davanti non è diretto a un singolo fine. E ha un duplice effetto. Da un lato significa cose diverse in funzione del contesto in cui si utilizza. Pensate a Nobel. Nobel vede i minatori morire all'interno del miniere di carbone e pensa di poter stabilizzare la nitroglicerina per non farli morire durante il trasporto dell'esplosivo e crea il TNT. Quel TNT che serviva per salvare le vite in miniera è diventato l'unità di misura delle bombe in guerra. Per cui quando Hiroshima e Nagasaki sono state bombe da 20 megatoni, sono state bombe da 20 milioni di tonnellate di TNT. Nobel, visto l'eterogenesi del fine, visto la multistabilità di quello che ha inventato, si inventa il premio Nobel per la pace. Allora l'artefatto tecnologico non è monoverso. Allora, l'idea che l'artefatto tecnologico non sia monoverso ci dice che l'imperativo, se vogliamo, è sull'uomo, è l'imperativo di Kant, l'uomo sia sempre un fine e mai un mezzo, ma è difficile avere una normativa fissa a priori sull'artefatto in quanto tale. In seconda istanza, l'artefatto tecnologico in quanto tale moralmente non è mai neutro. Voi pensate a quello che è un fucile d'assalto con il suo mirino. E inevitabilmente imbracciare il fucile d'assalto con il suo mirino, guardare al mondo attraverso il suo mirino, mi spinge a distinguere nel mondo tra amici e nemici. Allora questa funzione ermeneutica
dell'artefatto tecnologico che caratterizza proprio l'esistenza dell'Homo sapiens, che è una funzione moralmente non neutra, ma multistabile, ci dice che il discorso deve essere fatto sull'uomo come fine, più che su un limite a priori sulla tecnologia. Perché il limite a priori sulla tecnologia, purtroppo, non riesce a gestire questa enorme capacità di mutazione che la tecnologia stessa ha nei suoi artefatti nel contesto sociale. E prima di dare la parola al professor Mori, che vedo che anche lui vuole farle una domanda, un'altra domanda, chiarissimo, ottimo. Lei ritiene non necessario partire da questo assunto che se noi, pur incompleti, perché ci dimentichiamo le cose, perché non riusciamo a tenere certi standard, siamo però compiuti. Ecco, perché per me questo è un punto nevralgico, sarebbe, diciamo, il nocciolo dal mio punto di vista teorico della questione. Ecco, lei su questo è d'accordo o no? Allora, assolutamente sì. Il problema è come porre questo all'interno di un contesto dove il dibattito è maggiormente da un punto di vista, se vogliamo, operativo, che non sui fondamenti teorici. Cioè, quando io mi sono trovato all'11ª conferenza di neurofarmacologia a New Orleans, con un tizio di una famosa azienda farmacologica e farmaceutica, di cui non farò il nome, che si è alzato e ha detto: signori, nei college americani, con retta superiore ai $50,000, la sostanza più spacciata non è la metanfetamina, ma è il Ritalin. Perché prendere il Ritalin off-label consente agli studenti di studiare meglio. Rendiamolo legale e prendiamocelo. Allora, di fronte a questa, che è una prospettiva economica, io l'obiezione che ho fatto è l'obiezione che avete sentito prima. Cioè, siamo sicuri che se noi diamo questa sostanza a una ragazza e quella vive questo, noi non avremmo problemi? Allora, è evidente che è un problema di natura antropologica. Ma ci troviamo di fronte a un contesto che non è aperto a impostare un discorso sul fondamento. Questo discorso sul fondamento va portato in un linguaggio e in una modalità di cui è capace di essere ricettivo quel contesto. Allora, dire che siamo sicuri che dimenticare è un difetto della natura umana, o è qualcosa che serve per vivere in questa maniera, è esattamente dire questo, la compiutezza della natura umana, dove il limite è la questione che dice l'identità. Dove dire che noi parliamo di categorie come il perdono, non cancellare, altrimenti cancellare sarà il nuovo nome del perdono. In un complesso e in un universo sociale fatto di dati e di informazioni, questa rischia di essere una deriva culturale molto interessante, però la vera sfida da questo punto di vista non sono tanto i sì o i no, che abbiamo molto chiari, ma essere in grado di spiegare il perché sì e il perché no, in un linguaggio, in un contesto che questo scena politica, scena economica, scena sociale comprenda. Allora, da questo punto di vista, la governance è quello spazio che crea quel dialogos che consente alla verità morale, come verità morale, di emergere. Dove, intendendo verità morale, intendo una specifica caratterizzazione della verità. Benissimo. Professor Mori? Io mi permetto di dissentire, chiedo su questo, ma proprio sulla natura dell'analisi. Secondo me è sbagliato fissare l'attenzione sulla tecnica e dire l'instabilità della tecnica, la multifattorialità della tecnica, i difetti, queste altre questioni, e poi in via laterale tutto questo porta a centrare l'attenzione sull'economia, sul denaro come sterco di Satana o qualche roba del genere, sullo sfruttamento, che sono cose tutte giuste, mi raccomando, sono giustissime. Fortunatamente che si dicono e siete tra i pochi che lo dite. Ma tutto questo, secondo me, è marginale rispetto alla domanda pregnante, che è quello che quando lei dice l'uomo come fine, e mi permetto di sottolineare che nella proposizione kantiana è mai come mero mezzo,
lo dimenticate sempre, lo dite mai come mezzo, e lo dimenticate sempre. Guardate che invece la parolina mero, blus in tedesco, è fondamentale, perché senza quella roba lì cambia tutto, e cambia tutto nell'altro senso che stiamo cercando di dire, si entra tutta l'economia, tutte quelle robe lì, no, rientrano dentro. Il punto di fondo è che quando lei dice l'uomo come fine, presuppone una concezione fissista dell'uomo. L'esempio che lei ha portato all'inizio dell'identità della circonferenza e l'equidistanza da un centro ci sta, ma no, l'uomo non è mica una circonferenza, eh. È tutto lì il punto, l'analogia non funziona. Il problema è che lei pensa che esista l'uomo come dato di fatto, secondo una certa teoria della creazione, fatto lì e punto e stabile. Mentre il vero problema è che noi siamo in una situazione storica in cui l'uomo prende la propria natura biologica nelle mani e si autocrea. E questo è il cosiddetto postumano, che cambia tutto l'orizzonte. Poi avrete il problema, adesso mi scusi, teologico, di dire se Dio consente l'autocreazione o se questo è un atto di ibris. Però tutto il discorso sta qui. Il problema antropologico ce l'ho anch'io. Ma quando voi parlate di problema antropologico pensate secondo la concezione fissista. Quando io penso al problema antropologico penso a un uomo che, insomma, l'uomo come lo conosciamo noi, più o meno, ha 10.000 anni di storia, no? Come sarà tra 10.000 anni? Boh, io forse non riesco neanche a immaginarmelo. Magari ci saranno ometti piccolini così da sparare in proiettili per arrivare in 2 minuti a New York, non lo so, e poi dopo saltano fuori, chissà come sarà. Il problema è che invece, adesso la butto lì, invece tutto questo porta a dire che allora il mondo nostro è solo catastrofe e rovina. Io invece ho un'altra prospettiva, basta. Grazie professore, penso che la cosa si risolva facile perché non ha capito quello che ho detto, quindi non ha capito i presupposti. Allora, il problema qual è? È che la visione cristiana non è fissista all'origine, ma è teleologica, dove il telos è un'escatologia. Nella misura in cui questa escatologia è affidata alla tecnica nell'intramondano, per me il problema è che è una teleologia, un'escatologia impropria. Invece, siccome concordo profondamente sul fatto che il problema è di telos, è il problema di fine, e la tecnologia oggi ci mette di fronte a problemi di fini, e dobbiamo ridiscutere sui fini, dobbiamo rimpostare il problema dal punto di vista teleologico. E la natura umana, che è compiuta, ma non definita, è un problema di fini. E questo da sempre nell'insegnamento cristiano, dove il fine è una cosa che si chiama vita eterna. Poi ci sono dei tipi di fini contingenti che sono necessari per il fine ultimo, o ci sono dei tipi di fine che rendono impensabile o sfocato, o, mi permetto di dire, un bersaglio mancato, che nel termine tecnico greco del Vangelo, amartoleo, significa peccare, quel orientare i mezzi ai fini. Allora, è vero che i mezzi non giustificano i fini, ma è altrettanto vero che non c'è un mezzo giustificato se non in funzione di un fine. Questo è l'assunto kantiano da cui partiamo. Detto questo, impostare il discorso come un discorso di governance e come un discorso di dialogo pluralista etico è proprio l'opposto. È dire che quella verità morale non è proprietà di qualcuno, ma è un qualcosa che appare tra l'incrocio, tra i valori e l'esistenza dell'uomo. Certo. Prego, professor. Allora mi aggiungo al coro. Dunque, io intanto devo difendere Benanti da Mori perché... Lo sospettavamo. No, ma perché conosco Benanti. Siamo già stati assieme, pensa Maurizio, al Festival Biblico di Vicenza, che è una cosa, Festival Biblico. Ormai fanno i festival su tutto. No, allora, difendo Benanti nel senso che è vero che la sua il discorso sull'enhancement spesso diventa una predica di bassa lega nell'ambiente culturale, cioè diciamo, libri sull'enhancement buoni ce ne sono pochi. E Benanti è uno dei pochi che effettivamente non ha un approccio puramente, diciamo, retroattivo alla questione della tecnica, ma cerca di pensarla
in un modo che effettivamente lascia spazio da un lato alle esigenze della tecnica e dall'altro però al discorso sul fine e l'escatologia. Però la domanda che mi viene sempre da fargli, perché lui, come dire, l'ho già sentito un paio di volte, e giustamente dice, a me sembra che lui in qualche modo abbandoni quasi l'idea di una natura umana, diciamo, stabile. Non capisco se abbandoni l'idea della natura umana tout court, perché questo dato escatologico a cui lui fa sempre riferimento, non capisco se significhi, come dire, l'idea secondo cui noi dobbiamo avere a che fare col fatto che non esiste una natura umana, la natura umana è inconoscibile, oppure quali sono le direttrici lungo le quali dobbiamo lavorare per realizzarla pienamente. Questo tradotto sarebbe, sono d'accordo sul fatto che il discorso vada condotto in termini escatologici e di fini, ma come si parla dei fini? Questo è un problema serio in una società pluralista, quando dopo ne parlerò anche nella mia relazione. Il problema è, quando io affronto il discorso antropologico, che ha poi dei risvolti, credo, teologici per noi che siamo credenti, come mi relaziono nei confronti e soprattutto qual è poi alla fine, diciamo così, la tua visione del fine? Perché un conto è dire noi dobbiamo confrontarci sui fini, un conto è dire qual è poi la prospettiva che guida il tuo discorso. Adesso non voglio fare domande troppo impegnative, ma alla fine se stessimo a cena ci troveremmo su questo. Cioè io ti chiederei, adesso mi fai un'altra relazione in cui, detto tutto ciò su cui concordo pienamente, lui ne sa più di me, è più bravo su questo tema qui sicuramente, però gli chiedo, allora al fine? Allora, non vi rifarò un'altra relazione, però è evidente che il punto è questo. Allora, è evidente che chiaramente se noi pensiamo una natura umana come un qualcosa di fissista, immediato, e immutabile, questo si scontra anche con tutta una serie di conoscenze che abbiamo della realtà. La natura umana, in questo senso, è un qualcosa di aperto, ma questo lo è sempre stato, pensate a quella che è l'etica delle virtù. L'etica delle virtù, di fatto, parla di un miglioramento umano, è un enhancement umano. E parte dei postumanisti utilizza Rawls proprio in questo senso, anche se volete. Di contro, però, alcune modifiche tecnologiche dell'essere umano non è un problema se sono modifiche o non modifiche, ma se sono reali miglioramenti. Questo è il discorso sui fini. Allora, il discorso sui fini è quella retta ratio, se vogliamo utilizzare un termine a me caro di Tommaso, che ci porta a comprendere una questione sul nostro esistere. Ci porta a dire che alcune modifiche di quello che è il nostro funzionamento, di quello che noi siamo, non sono reali miglioramenti. E il discorso sui fini, questo è. Questo è chiaro dal punto di vista formale. Poi resta l'idea che una tecnologia è un qualcosa di molto fluido. Allora, scendiamo su una singola tecnologia. Possiamo dire che un farmaco che impedisce, ad esempio, il degradamento della funzione neuronale in un paziente di Alzheimer è male? Evidentemente. Possiamo dire che un farmaco che diventa una neurochirurgia estetica di un giovane adolescente, quindi che lo priva di quella sfida esistenziale, che è una sfida fatta di paure, che è fatta anche di sentimenti non positivi, è un qualcosa che lo rende più umano, che lo rende più adulto, che lo rende più compiuto. E non servo io, frate francescano, per dire questa cosa. Pensate a un'altra forma di chirurgia estetica, l'intervento al seno, nelle giovani adolescenti, che da un certo punto di vista estetico le priva di quella fase particolarmente problematica che è lo sviluppo di un corpo, di una corporeità che devono accettare. Allora, non sono certi i cattolici a dire questa cosa. E i movimenti di risposta a questa cosa, anzi, vengono proprio da fronti di altra parte. Allora, in questo caso io penso che ci sia una convivenza e una comunione di ricerca nel bene, che è quella che rende possibile la convivenza della società civile. Questo è un discorso sui fini. Poi, da un punto di vista filosofico e da un punto di vista teologico, è assolutamente fondamentale che noi cerchiamo un raccordo tra questa convivenza nella sfera pubblica e i fondamenti propri del nostro credere. Io penso,
per esempio in quello che è il corso fondamentale sulla fede di Karl Rahner, di trovare alcuni discorsi che in questo senso si accordano in maniera abbastanza possibile e plausibile. Poi chiaramente il tema è molto stimolante, se andiamo a cena continuiamo fino a tarda notte. Bene, quindi dobbiamo ragionare sulle singole tecnologie. E con questo, cioè è molto interessante, ma diamo la parola al professor Savarino, che già si è introdotto, e lui ci presenterà il punto di vista protestante. Allora, io intanto il punto di vista protestante l'ha già presentato lui, nel senso che ho scoperto che il francescanesimo è molto protestante, nel senso che conduce un discorso che si colloca ad un livello intermedio, caso per caso, facendo a meno di presupposti, diciamo così, molto rigidi, che non vengono esplicitati in maniera netta, ma che lasciano spazio alla ragionevolezza dell'intermedio, io direi. Allora, se così è, diciamo che il punto di vista protestante è quello che ha detto lui, nel senso che concordo su tutto quello che lui ha affermato. Naturalmente poi il problema è che ci sono dei casi in cui poi noi siamo obbligati a dire che cosa nello specifico pensiamo, per esempio, di questioni legate alla natura umana buona, alla fine dell'esistenza, anche alla dimensione teologica. E questo naturalmente è una difficoltà, soprattutto in ambito protestante. Allora, vabbè. Il punto di vista protestante sulle questioni bioetiche. Io dividerò il mio intervento in tre parti. La prima parte è... sì, è tipico, tutti dividono in tre parti il proprio intervento da sempre, sì. Allora, la prima parte è: esiste una bioetica protestante. La seconda parte è un caso, diciamo, specifico in cui vorrei far vedere come all'interno della bioetica protestante, ovviamente ciò presuppone che la risposta sia sì, come all'interno della bioetica protestante sulle questioni di fine vita possono esistere due linee di pensiero che hanno esiti parzialmente ma non totalmente diversi, quindi applicherò al fine vita questo tipo di riflessione, e poi in terzo luogo vorrei brevissimamente concludere cercando di delineare quali dovrebbero essere o quale dovrebbe essere lo statuto e i compiti di una bioetica che non sia una bioetica protestante, confessionale, ma una bioetica cristiana, diciamo così, che in qualche modo è preoccupata di certi valori e di certe esigenze del pensiero. Allora, brevemente, esiste una bioetica protestante. Secondo alcuni non si può parlare di una bioetica protestante propriamente detta, perché non esiste una bioetica protestante dai contorni chiaramente definiti e riconoscibili al modo in cui, per esempio, esiste una bioetica cattolico-romana. Questo per evidenti ragioni di carattere, storico e teologico, cioè non esiste un'autorità dogmatica ed ecclesiale universale in ambito protestante, nessuna chiesa, nessun teologo, nessuna commissione può parlare a nome del protestantesimo. Esistono una pluralità di teologi, di chiese e di commissioni che hanno ovviamente delle origini storiche parzialmente differenti e sviluppano una riflessione parzialmente differente. In più, se vogliamo andare nello specifico dell'etica protestante, potremmo dire che l'etica protestante è un'etica che in generale, nella sua, diciamo, nella sua tradizione principale, fa meno per esempio del giusnaturalismo, del riferimento ad una natura umana fissa, stabile, che serva da orientamento, diciamo così, tra il libro della natura, ciò entro cui cogliere i segni della volontà divina, diciamo così, viene sostanzialmente, se non abbandonato, comunque marginalizzato. E quindi si fa riferimento e c'è attenzione all'interno della prospettiva protestante a questioni come la responsabilità individuale, il che significa attenzione al contesto, attenzione alla storicità entro cui le decisioni etiche vengono prese e collocate. Tutto questo evidentemente fa esplodere il pluralismo di posizioni. Responsabilità individuale, contesto, storicità
Tant'è che spesso viene accusata l'etica protestante di non avere un ubicon system, nel senso che non ha dei contorni chiaramente definiti. Questo si vede in due letture che vanno per la maggiore nel dibattito bioetico contemporaneo, una in Italia e l'altra nel mondo. La prima, diciamo così, è la lettura quella secondo cui la bioetica protestante non esiste. La teoria dei due paradigmi della bioetica contemporanea, cioè la bioetica laica, io non uso il termine laico se non per dire che uno non è prete, la bioetica secolare della qualità della vita e la bioetica cattolico-romana della sacralità della vita. Secondo questa teoria, almeno nella sua forma originaria, poi Fornero la rivede ogni tanto, ma voglio dire, non esiste un'alternativa tra questi due paradigmi. Allora, io su questo ho già parlato molto spesso e non intendo qui riprendere il discorso. Dico semplicemente che questa teoria qua elide tutta una serie di differenze. Uno, all'interno della bioetica religiosa propriamente detto. Due, all'interno della bioetica secolare propriamente detta. Non si capisce che cos'è un paradigma, intanto, quando leggo e parlo con Fornero. Non ho ancora capito, sono 10 anni che ne parlo. Non ho ancora capito cos'è un paradigma, secondo lui. Non è chiaro. E soprattutto, naturalmente, all'interno dell'etica secolare della cosiddetta qualità della vita ci sono una serie di versioni metodologiche talmente diverse tra di loro, dall'utilitarismo alla bioetica dei principi, il comunitarismo, la bioetica femminista, che naturalmente categorizzarle tutte su quel tipo di prospettiva lì a me sembra piuttosto riduttivo. Quindi io rifiuterei questa idea. Allora, io direi così. Questa prospettiva secondo cui la bioetica protestante non esiste è falsa, nel senso che la bioetica protestante è esistita, e storicamente, se andiamo a vedere la bioetica delle origini, tra l'altro il discorso sulla bioetica delle origini è un discorso che adesso prende molto piede anche all'interno di una prospettiva cattolico-romana. Ho sentito molti colleghi che un tempo affrontavano la bioetica in maniera molto diversa, adesso riscoprire il fatto che la bioetica è nata in un momento specifico e c'erano i teologi a fare bioetica. Questo mi ha sorpreso, nel senso che non ho capito esattamente ancora le ragioni di questo mutamento di prospettiva. Io lo dico da 20 anni perché ovviamente pro domo mea, da protestante, non posso che dire guardate che c'erano anche i protestanti che hanno inventato la bioetica. Quindi la bioetica protestante è esistita, nel senso che è esistita in forme probabilmente pluralistiche. Allora, se tu vuoi sapere che cos'è la bioetica protestante, quantomeno per quanto riguarda l'origine della bioetica, ti prendi un bel libro, studi, leggi e dici ci sono alcuni orientamenti principali, come dopo cercherò di fare, che divergono su alcuni punti ma che hanno altri punti in comune e via dicendo. Quindi la bioetica protestante esiste ma è pluralistica. Cosa che peraltro secondo me si può dire anche della bioetica cattolico-romana, se ovviamente non stiamo semplicemente alle enunciazioni del Magistero, ma stiamo per esempio all'opera dei teologi o di altre istanze interne al mondo cattolico-romano. Difficile, ricondurre una cosa così complessa come il mondo cattolico, il mondo protestante, ad una sigla, ad una impostazione, se così vogliamo dire. La tesi più interessante riguardo allo statuto della bioetica protestante però non è quella che dice che non esiste, ma è quella che dice che è esistita e non esiste più. Questa è la tesi di Engelhardt. Engelhardt sostanzialmente dice la bioetica protestante è certamente esistita, però non è riuscita a trovare uno statuto metodologico accettabile e si è dissolta. Si è dissolta perché si è, nella sua ricerca, diciamo così, dell'universalismo e di una statuto argomentativo che fosse universalmente comprensibile a tutto, è diventata uguale all'etica secolare. Questa è un'obiezione che noi protestanti e in generale chiunque deve tenere attentamente in considerazione, perché questa obiezione qui è esistita ma non esiste più, è un'obiezione di principio e non di fatto, perché l'obiezione di fatto, voglio dire, è semplicemente sbagliata. L'obiezione di principio invece vuol dire che cosa hai tu nella tua visione di specifico che distingue la tua prospettiva, per esempio, dall'etica secolare. Allora, io naturalmente questo tipo di obiezione la prendo seriamente in considerazione e direi che intanto, se vogliamo capire in che cosa consiste la
la dimensione protestante dell'etico, della bioetica, io direi che non bisogna guardare semplicemente ai principi primi del discorso. Io mi convinco sempre di più che una delle caratteristiche tipiche, diciamo così, del discorso per esempio di un amico come Maurizio e anche del discorso di Engels sia una sorta di dogmatismo filosofico. Cioè per Engelhardt una prospettiva filosofica o teologica è tale solo se ha dei principi primi chiaramente riconoscibili. Allora io dico, la differenza fra le varie prospettive non è solo a livello di principi primi. Lo pensavo ieri sentendo la relazione del cardinale Turkson, che diceva, noi tutti crediamo che l'essere umano sia stato creato da Dio e sia portatore di una dignità inalienabile. Vero. Lo crediamo tutti in questa sala, non so Maurizio perché non lo so, però il che significa che, diceva lui, il problema è il che significa che, non è tanto il principio della dignità umana, ma è che cosa questo comporta a livello di obblighi giuridici, a livello di discorso etico, e tutta la traduzione intermedia che in qualche modo consegue dal pensare, uno, la vita umana come un dono di Dio, l'essere umano come creato a immagine e somiglianza di Dio. Tra l'altro l'idea del dono e l'idea della filiazione non sono esattamente la stessa cosa, spesso si dice, ma insomma. Allora, questo può darsi che tutti concordiamo, soprattutto i cristiani credenti, su questo punto, poi però come questo punto si traduca in una specifica prospettiva etica lascia spazio alla differenza di impostazione del discorso. E questo in ambito protestante è chiarissimo e dopo vi dirò perché. L'idea dell'autonomia individuale. Noi pensiamo che da una prospettiva cristiana ci sia spazio per la libertà umana. Io non ho mai conosciuto quasi nessuno, almeno oggi, nessuno che dica che l'uomo non è libero, non è responsabile, non è in grado di fare delle scelte. Il problema e come e quanto spazio tu dai all'interno della tua immagine dell'uomo all'autonomia o, diciamo così, alla libertà umana. E questo naturalmente, questo è un problema che differenzia le varie impostazioni di etica teologica. Perché, come dire, tutti siamo d'accordo che probabilmente da un punto di vista cristiano la libertà umana non è assoluta autodeterminazione, ma una libertà relazionale che deriva dall'essere stati creati e tutto quello che volete. Però il problema è che poi lo spazio che tu dai a questa autodeterminazione è vario. E poi un'altra cosa, il rapporto tra autonomia e dignità nell'immagine dell'uomo che noi costruiamo. Per un'etica secolare molto spesso la dignità umana si identifica con la capacità di autodeterminarsi. Sul fronte del fine vita questo è chiarissimo. Il problema di un'etica religiosa è come coniugare dignità e autodeterminazione, che spazio tu dai all'autodeterminazione che cosa significa che cosa significa il fatto che l'uomo sia capace di autodeterminarsi in relazione alla sua dignità nell'ambito del fine vita. È tutto il problema quello di determinare qual è lo spazio dell'autodeterminazione. Non parlo di sacralità della vita perché a me sembra una nozione che non ha uno statuto concettuale chiaro e storicamente definito, mentre la nozione di autonomia, la nozione di dignità sono nozioni storiche che hanno una storia dai contorni definiti, sono spesse. La nozione di sacralità a me sembra una nozione inventata di recente per questioni che più di legate al fatto, diceva ieri Zach, cioè più questioni di opinion making che non per questioni veramente teologiche forti, ma ammettendo che esista invece uno statuto concettuale alla nozione di sacralità della vita, anche qui il problema è, noi tutti riconosciamo che la vita umana ha valore. Il problema, per esempio nel fine vita, è capire quando e in quale situazione, diciamo così, e come si coniugano il valore della vita umana e la capacità di autodeterminarsi del soggetto. Questo ovviamente è la questione fondamentale. Quindi io direi che il problema non è solo un problema di principio. La stessa questione, la distinzione fra disponibilità e indisponibilità della vita, a me non convince pienamente. Nel senso che cosa vuol dire indisponibilità? Cioè, noi tutti siamo convinti che la vita umana sia un dono e quindi tu non puoi farne un uso arbitrario, ma devi tener conto della relazione che ti ha strutturato. Però, voglio dire,
Un conto è dire che questo vieta alcune azioni, bisogna anche capire quali e in quali casi. Un conto è dire che questo implica semplicemente un uso grato e responsabile del bene ricevuto che tenga conto della relazione, ma che in determinati casi possa anche arrivare, diciamo così, alla soluzione radicale in cui il soggetto decide che la propria vita è giunta al termine. Allora, nel panorama del protestantesimo, ecco qui arrivo alla seconda parte, per esempio, per calare da un piano puramente astratto a un piano più concreto, nel panorama del protestantesimo storico, da almeno 40 anni sono compresenti due linee di pensiero sui temi del fine vita. La prima è largamente maggioritaria e, per esempio, sostiene che eutanasia e suicidio assistito siano profondamente problematiche sul piano etico e si oppone a una possibile legalizzazione di queste pratiche. Se voi leggete un documento del Consiglio della Comunione di Chiese Europee pubblicato nel 2011 da Claudiana, sono tutte le chiese europee protestanti, la gran parte, ma anche alcuni documenti pubblicati dalla Conferenza delle Chiese Europee, di cui faccio parte, nella Conferenza delle Chiese Europee, che è l'analogo della Conferenza Episcopale Europea, è un organismo consultivo che ha sede a Strasburgo, a Bruxelles, al Parlamento Europeo, lì ci sono in quella protestanti ortodossi, nell'altra ci sono i cattolici romani. Allora, lì la posizione è questa. In qualche modo si dice che qualsiasi atto di sospensione o non attivazione dei trattamenti è lecito, anche nei casi controversi come la sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali, ma non è mai lecita, mai, in nessun caso, l'aiuto attivo al morire. Esiste poi però una seconda linea minoritaria all'interno della tradizione protestante. Io qui potrei citare Fletcher, ma cito soprattutto un rapporto del Sinodo della Chiesa Riformata Olandese del 1972, che si intitola Eutanasia, significato e limiti della terapia medica, che sottolinea il fatto che in determinate situazioni limite anche una scelta di aiuto attivo al morire sia lecita, se non altro dal punto di vista etico. Okay? Allora, quello che io voglio far notare è che queste due linee di pensiero non divergono sugli assunti teologici o antropologici, cioè entrambe concordano su tre punti fondamentali, che ogni essere umano sia portatore di una dignità fondamentale che non viene meno neppure in casi estremi di sofferenza e di perdita di capacità, perché questo è il punto. Cioè il valore della vita umana non risiede nelle sue prestazioni, nella sua funzionalità e nemmeno nella sua autonomia. Quindi in qualche modo anche la vita svantaggiata, fortemente svantaggiata, è vita amata e sostenuta da Dio. Naturalmente questo, ovviamente, questa idea pone l'etica teologica cristiana in posizione instabile, perché da un lato tu devi fare di tutto per migliorare le forme di vita svantaggiate, ma dall'altro sei consapevole che nei casi in cui queste forme di vita vulnerabili non siano perfezionabili, nonostante tutto sono degne di valore. E quindi ovviamente anche lì devi tarare il giusto calibro, diciamo così, tra la tendenza al miglioramento e la tendenza all'accettazione incondizionata. Cioè l'amore, come teologo protestante metodista William May dice, l'amore come dono e l'amore come perfezionamento. Secondo presupposto di queste linee di pensiero, l'idea che la libertà umana non sia assoluta autodeterminazione. E la terza, l'idea che la vita umana sia un bene ricevuto di cui occorre avere cura. Su questo punto tutte le chiese protestanti concordano su questi punti. Il problema è il modo in cui tali principi si traducono sul piano etico. Allora, nella linea di pensiero fondamentale, quella che conduce a ritenere assolutamente illecita qualsiasi forma di aiuto attivo al morire, si pensa che intanto sia valida in linea di principio la distinzione tra uccidere e lasciar morire. La distinzione fra azione e omissione.
primo punto. Secondo punto, si sottolinea il pericolo di abusi di chi ne è scivoloso nella gestione eventuale dei programmi, si leggono i dati dei paesi che hanno legalizzato per esempio l'eutanasia in questo senso, e si dice che in qualche modo esistono delle dinamiche sociali che rendono pericolosa questo tipo, e io concordo su questo, è chiaro che la possibilità che l'autodeterminazione individuale non sia sempre al servizio della scelta morale del soggetto che la esercita, ma sia condizionata da fattori sociali ed economici, è evidente a chiunque, e in questo io per esempio differenzio le mie posizioni molto chiaramente da una prospettiva etica secolare, diciamo così, come quella di Maurizio o come quella di altri, che ritengono che il soggetto sia sempre capace di autodeterminarsi. La realtà è che nella situazione medica soprattutto il soggetto non è in gran parte capace di autodeterminarsi, però ciò non vuol dire che lui non sia mai in grado di autodeterminarsi. Quando ho discusso con Paola Binetti del suo libro sul consenso informato, a me sembrava che il problema del libro della Binetti fosse proprio quello, cioè tradire che il soggetto è fragile, vulnerabile, condizionato, in difficoltà, che bisogna promuovere, dire che il soggetto non è mai in grado di prendere una decisione di autodeterminazione nel caso della discordia di opinioni fra medico e soggetto, c'è un oceano di posizioni intermedie. Non... Quindi questo per dire che il problema è, di nuovo, di come tu calibri la tua prospettiva. Il terzo argomento a cui si fa spesso riferimento, a cui fanno riferimento questa linea etica protestante, è l'idea che l'imponente sviluppo delle cure palliative consenta di ridurre drasticamente la richiesta sociale di eutanasia. Effettivamente è vero. Il problema eutanasico si pone oggi, a mio parere, in maniera molto diversa rispetto a 25 anni fa, in cui era chiarissimo che il problema era anche quello di affrontare il problema dell'emergenza oncologica dei malati terminali. Oggi la questione eutanasica è una questione antropologica quasi, cioè il problema è proprio quello di definire le categorie antropologiche fondamentali che definiscono il nostro essere umano, umani. Non è più solo quello di ridurre la sofferenza. E in questo senso io rifiuto, per esempio, l'idea che questo sia un problema, come dire, a cui noi dobbiamo consentire. Se il problema è antropologico, no all'aiuto al morire. Se la questione è antropologica. Se la questione è legata alla beneficenza e alla riduzione della sofferenza, io posso ammettere che ci sono dei casi di patologie refrattarie ai trattamenti palliativi in cui io ritengo esista la possibilità di un caso limite. Questo non c'entra niente con la legalizzazione, è una questione etica. Non faccio un discorso giuridico più complicato. Allora, questa per esempio è la linea del documento di cui vi ho parlato prima, cioè la linea minoritaria all'interno dell'etica protestante. I punti fondamentali di tale prospettiva, come vedrete, sono diversi, ma qui il problema è l'intermedio, non è l'antropologico o il teologico. Allora, primo punto, che in una discussione sul fine vita occorre assumere primariamente il punto di vista della persona sofferente e solo in seconda istanza quella del medico o della società. Che da un punto di vista morale l'eutanasia e il suicidio assistito non siano sempre necessariamente atti arbitrari ed egoistici. Questo sempre necessariamente va sottolineato, perché nessuna prospettiva ti direbbe che l'eutanasia e il suicidio assistito sono atti eticamente non problematici. Il problema è, esiste un caso limite o no? Questo è il problema etico fondamentale. Cioè, esistono specifiche, molto particolari situazioni in cui il divieto all'imperativo del non uccidere un essere umano innocente può venire trasgredito? Esistono eccezioni alla regola? Questo è il punto. Il problema naturalmente è che una questione su cui si riflette è proprio la validità della distinzione fra uccidere e lasciar morire, che talvolta non è, secondo questa prospettiva, eticamente valida, ma è una distinzione più psicologica che morale. Io mi sto convincendo che talvolta la differenza tra uccidere e lasciar morire, parlando con i medici soprattutto, sia una distinzione che
rassicurante dal punto di vista psicologico, ma che in talune situazioni funzioni male. Di questo, se vogliamo, possiamo parlare. Il quarto punto è l'idea che l'aiuto al morire, e qui è importante, non debba necessariamente essere concepito come un'assolutizzazione dell'autonomia individuale, su questo concordiamo tutti, ma che esistano casi specifici, in certo modo eccezionali, in cui l'aiuto al morire è espressione di una pluralità di principi etici, non solo, l'autonomia è un vincolo collaterale, deve esistere naturalmente, ma la beneficenza, l'amore per il prossimo sofferente e la giustizia. Giustizia, cioè equità d'accesso alle possibilità offerte dalle tecnologie, per esempio. Allora, quello che io voglio dire a conclusione del mio discorso, prima di passare per un minuto al terzo punto, è che il problema è questo. Un'etica basata su principi assoluti ovviamente viene incontro a un bisogno psicologico e anche intellettuale fondamentale di ciascuno di noi. Cioè quello di avere norme stabili che consentano di orientare le nostre decisioni morali applicando tali norme a tutti i casi particolari in maniera relativamente sicura. Questo è un'esigenza non solo psicologica, ma è un'esigenza sociale, soprattutto sulle materie bioetiche che sono molto complicate e quindi hanno un contenuto tecnico molto elevato e quindi le persone, i non specialisti, chiedono certezze, chiedono criteri di orientamento e questo è giusto. Ti chiedono, se lo chiedono alle chiese, lo chiedono ai politici, lo chiedono agli scienziati in qualche modo, no? Ti chiedono, l'eutanasia è sempre illecita oppure no? Viene prima il valore della vita umana o prima l'autonomia e l'autodeterminazione del paziente? Allora, io semplicemente da protestante direi che la riflessione etica è quella che nasce nel momento in cui ci si colloca in una dimensione differente rispetto a questi interrogativi, una dimensione intermedia, in cui rifiutiamo o comunque non pensiamo di poter condurre il discorso etico sulla base di principi assoluti, ma traduciamo le nostre posizioni in principi che definirei prima facie. Prima facie vuol dire che valgono innanzitutto e per lo più e che sono principi che guidano le nostre riflessioni. Quando si dice che l'etica protestante fa meno dei principi, è falso. L'etica protestante fa uso dei principi. Il problema è che, essendo principi prima facie, ammette delle eccezioni. E per Maurizio questa è la fine dell'etica, eh? Io lo so già, lui vedo già la sua faccia che mi dice... per me è l'inizio dell'etica. Nel senso che il problema nasce quando due principi confliggono. Cioè il problema etico è precisamente, nasce precisamente nel momento in cui siamo tutti d'accordo sul fatto che la vita umana sia portatrice di una dignità fondamentale e poi discutiamo su il che significa. Il problema etico è il che significa, che cosa significa. Allora, se io devo dire un terreno comune a tutte le etiche cristiane, su cui secondo me c'è molto spazio per lavorare e su cui io mi trovo in enorme consonanza, e devo dire che nel tempo, più passa il tempo, più probabilmente la vecchiaia e l'invecchiamento, più io rivedo in parte le mie posizioni e sento sempre di più il terreno di comunanza con le posizioni, per esempio, cattolico-romane, che all'inizio mi sembravano eccessivamente strutturate in senso legalistico e dogmatico. Per me era difficile adottare quel tipo di prospettiva. Invece col tempo, si vede appunto la vecchiaia, non so, divento più buono. Col tempo ritengo che il nostro compito di credenti sia quello di sviluppare un discorso comune. Comune. Se è possibile sulla base di questi presupposti. Io ne butto lì quattro. La prima è ricordare che la medicina è una disciplina non solo tecnico-scientifica, ma è una disciplina umanistica. Allora, non solo tecnico-scientifica. Qui c'è quello che diceva Maurizio riguardo a Kant.
Io ogni tanto mi confronto con colleghi, sono stata sul Mona recentemente e c'era un collega che diceva: il medico mi reifica. E questo lo diceva come fosse uno scandalo. Io gli dicevo: ma un medico che non mi reifica, io non ci vado più. Da un medico che non mi reifichi, io non ci vado, perché se un medico non mi reifica è un guaritore. Cioè, il medico, la medicina funziona perché reifica. Il problema è se poi il medico pensa che io sia solo una cosa, solo un corpo, solo una macchina. Cioè, il problema è quello kantiano del semplice mezzo. Il problema non è ridurre a mezzo l'altro, è ridurlo a semplice mezzo. Questo diceva Kant, che è l'esivo della dignità umana. Quindi, da un lato la medicina ha un dispositivo tecnico di cui oggi è impensabile che faccia a meno, dall'altro c'è una dimensione spirituale, o comunque umana, e il medico deve essere avvertito di questa dimensione. E questo è un compito che tutti coloro che si occupano di etica medica e sono credenti, e credo anche non credenti, ma devono avere bene in chiaro, perché la tendenza riduzionistica è una tendenza micidiale. Credo che su questo anche con Benanti si concordi in maniera molto chiara. Il problema è esplicitare i presupposti invece che stanno, e formare i medici in quel senso lì, che siano capaci di parlare a un essere umano e non a una macchina. Seconda questione, l'idea che l'autodeterminazione, su questo credo siamo tutti d'accordo, non è solo un presupposto della relazione medico-paziente, ma è un compito. La relazione medico-paziente è una relazione in cui il medico cerca di rendere il soggetto fragile, vulnerabile, sotto shock, anche con una simmetria conoscitiva, in grado di esercitare una dimensione di coscienza e di scelta all'interno della relazione medica. In questo senso c'è una contrapposizione molto forte con le etiche secolari, con molte etiche secolari, perché le etiche secolari pensano che il soggetto sia un consumatore libero, che va dal medico come andasse a comprare un frigorifero. Ci vuole il bugiardino per orientare la sua scelta. Il problema non è così, probabilmente non è così nemmeno quando vai a comprare un frigorifero, ma insomma, certamente non è così. Questo credo che sia un compito che un'etica teologica, una bioetica cristiana dovrebbe avere presente, lavorare su questo punto. Cioè, lavorare sul complesso legame medico-paziente fondato non solo sull'autodeterminazione, ma anche sull'autodeterminazione e sulla fiducia, su questo nesso, fiducia-autodeterminazione. Non basta la fiducia, ma non basta nemmeno l'autodeterminazione. Terzo luogo, la bioetica cristiana, l'idea che, qui voglio dire è di casa, ma quando si discute di bioetica non è troppo di casa, cioè l'idea che i problemi bioetici siano problemi di un mondo in cui il 90% delle risorse sanitarie a disposizione del 10% della popolazione. Questa è una cosa che bisognerebbe ricordare di più e che scarsamente viene ricordata. Ultimo punto è il livello a cui si colloca la riflessione bioetica. Io su questo sono d'accordo con quelli che dicono che si colloca ad un livello in cui si cerca di proporre una riflessione sul senso delle nozioni di cui si parla, sul senso. Cioè, noi parliamo di bioetica come fosse una disciplina pratico-giuridica che è ha come unico punto quello di trovare un accordo pratico fra soggetti che hanno punti di vista differenti. Questo è un aspetto della bioetica, la bioetica come metodologia per risolvere i conflitti. Ma la bioetica, quando è nata, la famosa bioetica dei teologi, era più interessante, molto più interessante, perché sapeva affrontare questioni antropologiche e filosofiche. Cioè, noi parliamo di salute, vita, morte, malattia. Noi parliamo di nozioni che coinvolgono l'essere umano nella sua integralità. E se voi, chi non è specialista di questo campo, non sa che questo punto è assente dai discorsi che vanno per la maggiore, è assente. C'è una nettissima separazione, diciamo così, tra l'aspetto pratico, giuridico, etico e l'aspetto invece di ricerca del senso. Per cui ci sono, potremmo dire, cattive prediche e discorsi puramente sterili. Io sono quello che fa cattive prediche, tanto per dirla tutta. Questo è sbagliato
ci vuole una riflessione. Questo per me è un compito di una bioetica cristiana che non sia caratterizzata in maniera confessionale. Vi ringrazio e ho finito qui. Spero di non essere stato troppo. Benissimo, efficace, molto chiaro. È evidente che sugli ultimi punti c'è piena condivisione. Il fatto che la medicina non sia solo una disciplina tecnico, cioè che non è, che la medicina è una disciplina tecnico-umanistica, che l'autodeterminazione va sempre tenuta insieme alla fiducia, quindi è più l'autodeterminazione un compito e un risultato che non un presupposto, che la questione bioetica è una questione di senso. Qui credo siamo tutti d'accordo. Alcune annotazioni in più. Ha iniziato dicendo appunto che il punto di vista protestante è il punto di vista che pone al centro la responsabilità, la situazione, la storicità. E hai detto che questo si contrappone allo stile di chi pensa di fare bioetica.